Ciao amiche e ciao amici, come conquistare un uomo egocentrico? Intanto, qual è? Chi è un uomo egocentrico? Un uomo egocentrico, beh, è un uomo che possiamo riconoscere per diversi modi, ma che comunque è centrato su se stesso fondamentalmente, è un po' chiuso su se stesso, quindi diciamo, guarda molto a quelle che sono le sue esigenze e con gli altri interagisce spesso indirettamente. Quindi utilizza ad esempio spesso questo tipo di gestualità, in modo stringente. Quindi sono tutte segnali, diciamo, che mi fanno capire che ho a che fare con una persona egocentrica, oltre che, diciamo, ha un certo narcisismo quando si esibisce, cerca di esibirsi un pochettino, insomma. E come possiamo sedurlo? Beh, per una donna che vuole sedurre un uomo egocentrico, deve da un lato soddisfare questa sua esigenza di egocentrismo, dall'altro penalizzarlo proprio su quella, perché, come dire, il verso e l'inverso sono le due cose che attirano. Quindi, nel momento in cui ti gratifico l'egocentrismo, attiro la tua parte logica che è la parte cognitiva che si esalta da un certo punto di vista e quindi mi dà una chiave d'accesso. Ma poi nel momento in cui lo penalizzo in modo analogico, indiretto, facendoti sentire un po' inadeguato, mettendoti degli antagonisti, ad esempio, più adeguati di te, in quel modo lì ti lancio una sfida, perché le persone egocentriche hanno sempre bisogno, si agganciano sulla sfida, si agganciano poi sul dubbio, sul fatto di pensare che ci possa essere qualcun altro migliore e che soprattutto una donna possa ritenere che un altro uomo è migliore di loro. Questa è la chiave, quindi la chiave d'accesso è prima ti gratifico il tuo egocentrismo, cioè nel senso che ti fa il modo per gratificare l'egocentrismo è farti delle domande, chiederti dei consigli. Tu cosa mi consiglieresti? Tu che sei così bravo, cosa mi consiglieresti in questa situazione? E quindi in questo modo gratifico. Poi dopo penalizzo, diciamo, magari indirettamente, dicendo: ma no, guarda, sì, mi hai detto quella cosa, ma ho incontrato Tizio che mi ha detto che è veramente un esperto di questo. Lui in realtà ha una visione un po' diversa, mi ha detto quello. E in questo modo vado subito a lanciare una sfida. E aggancio moltissimo le persone egocentriche che a quel punto lì, diciamo, vorrà dimostrare di essere più bravo dell'altro e il modo migliore per dimostrare è quello di sedurti, che è quello che tu vuoi di fatto, insomma, di coinvolgerti. E lì poi dovrai, diciamo, gestire bene i vincoli che poni e per far sì che si coinvolga sempre di più e che non sia. Quindi non dovrai mai dare la certezza poi di essere completamente coinvolto, altrimenti decade un po' il tutto. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!